Da Palazzo Madama, dove improvvisa si chiuse la sua giornata terrena, muove la salma di Ezio Vanoni. Migliaia e migliaia di cittadini si assiepano silenziosi e sinceramente commossi lungo il percorso del corteo. Ezio Vanoni, classe 1903, da buon alpino quale egli era, è caduto letteralmente sulla breccia. Nonostante il male che da tempo andava inesorabilmente minando la sua pur robusta fibra di montanaro, egli volle compiere sino all'estremo sacrificio il suo dovere. Nel suo ultimo discorso al Senato avvera quasi il presagio della fine imminente. Lui, di solito così scarno e preciso nei suoi interventi parlamentari, indulse quel giorno a un tono più familiare, quasi evocativo. Parlò con affetto dell'umile gente dei suoi monti e dei loro sacrifici e concluse rivolto all'Assemblea: sta a voi dirci se possiamo continuare il nostro lavoro o se preferite che altri ci alleggerisca del nostro peso, della nostra fatica e, più abile, più fresco e più preparato di noi, ci sostituisca nel nostro lavoro. Al quesito così posto, non gli onorevoli colleghi avrebbero risposto, ma colui i cui disegni sono imperscrutabili. Un solo termine è sufficiente a riassumere la figura di Ezio Vanoni, un galantuomo.